Buonasera e benvenuti a questo episodio del Music Show, episodio 9, quindi episodio che poi questo credo che sia l'ultimo per un bel po', nel senso che io, come avevo già detto nelle scorse puntate, per un periodo prenderò una pausa, non per colpa mia ma per problemi tecnici, quindi col FastWeb, con la DSL eccetera, quindi io, come avevo già detto, per una ventina di giorni o un mesetto purtroppo non ci sarò, sia in Serie A Star di cui domani credo che sia l'ultima puntata, e poi vedremo un po' come fare le cose, quindi poi ci metteremo un po' d'accordo, vedremo un attimo, e questo music show che comunque per oggi va in onda, poi nei prossimi episodi, credo fino a gennaio ormai, non ci sarò, quindi gustatevela fino alla fine, perché oggi si parla di una cultura che a me piace moltissimo, un paese che per un verso e per l'altro mi ha sempre attirato ed affascinato. Si tratta del Giappone, quindi oggi ci ascolteremo un bel po' di canzoni di anime giapponesi. Perché dico questo? Perché sono sottovalutato un po' gli anime, nel senso che molti li considerano solo dei cartoni animati, ed è vero, nel senso che tratta argomenti, probabilmente alcuni un po' scemi, ma altri invece molto seri, ed è, non sono per bambini, molti sono anche per adulti, perché sono scene di violenza eccetera, però insegnano sempre qualcosa. In molti anime che io ho visto, anche fumetti che leggo, i manga eccetera, ogni tanto c'è qualche insegnamento, e dico questo perché il fumettista o quello che fa un po' gli anime giapponesi deve insegnare questo. In qualche anime è successo, in Sayuki insegna moltissimo frasi zen, buddiste eccetera, quindi lì per esempio ce n'è a valanga. In altre cose no, quindi ovviamente va. E perché io metto queste? Perché come se una nostra Eros Ramazzotti, un nostro che ne so, un nostro Gelentano fa una musica di un cartone e questo vende milioni di copie. In Giappone succede così, sono delle idol o comunque dei gruppi che normalmente fanno pop o rock giapponese, quindi molto J-rock, che è molto commerciale, e il problema è che sono tutte di anime o di film, quindi lì è normale vendere così. C'è una città anche dedicata a questo, di gente che si veste 24 ore su 24 così, e per esempio cito i Nightmare, che sono comunque un buonissimo gruppo J-pop che comunque ha fatto colonne sonore di anime, come può essere Claymore, che comunque è un bellissimo anime di nicchia e anche di manga. Comunque andiamo avanti così. Io consiglio sempre qualcosina. Il primo è un fumetto che ho preso da poco, è della editore Cosmo, si chiama Il Decalogo, ed è un fumetto molto molto interessante, comunque fatto da Franco Belgi, infatti lo sceneggiatore, infatti di per esso il primo è un francese, Frank Giraud, quindi ovviamente francese, ed è un fumetto interessante, molto ben disegnato secondo me, come quelli della Cosmo. Si può leggere per adulti, perché comunque parla di omicidi, parla di un intreccio dietro questo manoscritto, che questo manoscritto si dice che porta disgrazia a chiunque ce l'abbia. Nella prima mini storia infatti uno scrittore lo cita come suo, in realtà poi si suiciderà eccetera eccetera, quindi ci sono un po' di problemi. Nella seconda addirittura c'è un complotto dell'Islam perché hanno letto questo libro, quindi io credo assolutamente che debba essere provato. Il primo costa 3,20 euro, è abbastanza reperibile sul sito della Cosmo, dell'editoriale Cosmo, e quindi ragazzi, perché no, una bella lettura ogni tanto non fa male. Il secondo invece consiglio che vi do è di un film, il film di Carpenter, che è Il Grande Carpenter, con Essi Vivono, degli anni, mi sembra 75, anni 80, cosa così, e la storia è molto semplice. Questo persona, che è Roddy Piper, che è ex wrestler della WWE, che trova questi occhiali che rivelano che ci sono degli alieni in mezzo agli esseri umani, si sono infiltrati e hanno conquistato la Terra non con una guerra, ma con offrendo alle persone umane quello che volevano, cioè soldi, potere, televisione, e li rimbambiscono con messaggi subliminali. Infatti lui si mette gli occhiali nella prima scena, bellissima,
perché fa vedere proprio tutti i cartelli con scritto obbedisci, devi obbedire, devi procreare, guarda molta televisione, non leggere. Quindi sono un sacco di messaggi simili. E ancora più incredibile, che a me piace tantissimo, è la scena dell'agguato della polizia, perché fa vedere che è una protesta sociale. In America ovviamente funziona così: le guardie prima ti pestano e dopo purtroppo ti chiedono cosa è successo. Quindi io credo assurda questa cosa, però anche lì negli anni 70 e 80 si poteva benissimo fare a meno. Però anche qui c'è questo problema, nel senso che molti non l'hanno capita. È un film da capire, come lo era Videodrome, perché a me piacciono moltissimo questi film un po' complessi. Ma la scena ancora più è dopo, è di questa gente che non aveva un tetto sulla testa, ma aveva la TV. E c'è questa famiglia che sta vedendo un telegiornale, questo tizio dice: "No, gira canale, non mi interessa, voglio vedere, non so, lo sport, una cosa così". E lì ti fa vedere che la società americana, secondo Carpenter, è influenzabile comunque, e è stupida perché non si rende conto di quello che succede. Comunque lui si mette gli occhiali, poi assolutamente scopre chi sono, scopre che questi alieni addirittura ricoprono ruoli importanti nella società americana, come può essere un presidente, eccetera, e molti umani invece sono alleati a questi alieni proprio perché gli hanno dato i soldi, il potere e via dicendo. Quindi assolutamente un film da vedere, a differenza di chi dice che è brutto, non capisce un tubo di cinema e probabilmente dovrebbe continuare a vedere Vacanze A, perché è quello che può vedere. Io ho visto questi due film, non mi sono assolutamente sembrati complessi o roba del genere, anche perché come fotografia ci siamo, tecnicamente è girato bene per l'epoca, sceneggiatura non ha buchi, o comunque i buchi sono voluti, quindi non è una cosa che l'ha fatta a cazzo di cane, ma è una cosa che invece l'ha voluta fare proprio apposta. E chi dice che Essi vivono è un film brutto, probabilmente non capisce niente di cinema, almeno secondo me è così, poi ognuno la vede a modo suo. Quindi questo è quello che vi potevo dire sui consigli. Anche il Videodrome è molto bello di Cronenberg, anche quello è un film un po' così, un po' malato da un punto di vista, un po' complesso, ma deve essere visto. Anche Essi vivono devono essere visti, perché Carpenter è sicuramente, secondo me, uno dei registi migliori che il mondo abbia mai avuto, perché è uno che fa dei film. Poi Il seme del male è un altro film suo che è spettacolare. Ci sono un sacco di messaggi un po' nascosti che però, quando tu li capisci, dici: cavolo, questo è proprio un genio. Comunque, andiamo con la prima canzone dedicata all'anime, City Hunter, un bellissimo anime che non è affatto stupido come molti, o un cartone come l'hanno trasformato qua in Italia. In realtà è un anime anche molto serio, con temi veramente interessanti e importanti. Quindi questa è la prima canzone fatta da Nick Larson, che è una cantante giapponese che ha fatto molte canzoni di questo tipo, e quelle di City Hunter probabilmente l'ha fatta migliore. Queste canzoni hanno venduto moltissimo lì, e è segno che in Giappone apprezzano queste cose qua. Andiamo subito quindi con la prima e poi torno qua.